Sono 90 minuti fondamentali per le classifiche di Carrarese e SPAL che si incontrano in un incrocio che può cambiare i percorsi di entrambe. La Carrarese che mette nel mirino il terzo posto per il sorpasso sul Perugia e conferma in blocco la squadra che ha battuto la Next Gen nell'ultima giornata di campionato contro appunto i giovani della Juve. Cerca di partire forte la Carrarese con l'inventiva dei suoi centrocampisti, il cross di Palmieri per la testa di Capello che riesce a prenderla ma non riesce a direzionare verso la porta di Alfonso. È una partita importante anche per la SPAL che deve cercare di uscire dalla crisi e soprattutto dalla zona play-out, cercando di prendere punti al Dei Marmi, dove nessuno in campionato ha ancora battuto la Carrarese. Cross di Belloni dentro per lo stacco di Panico, che non riesce a far scendere il pallone al momento giusto. Ha messo la firma su due successi, gli ultimi due della sua squadra, Panico. Qui la prende con il petto, rovesciata, e sfiora il numero 10, il gol della domenica, palla che non esce di molto. La disperazione di Panico che va vicinissimo a un gol strepitoso dalla bandierina. Belloni mette dentro, arriva Di Gennaro, poi il destro di Capello parato da Alfonso che dice di no al numero 28. Tanti movimenti da parte di Capello nel primo tempo, tanto lavoro sporco per la sua squadra che parte forte anche nel secondo. Proprio Capello sterza sul mancino che non gira abbastanza per battere Alfonso. Avrà due grandi chance Capello nel secondo tempo. Errore in disimpegno ancora da parte della SPAL. Panico sempre per Capello, questa volta col destro. Ancora una volta non riesce a inquadrare la porta di Alfonso, che si salva nuovamente sul tentativo del numero 28 che prova a mettersi in proprio ma non trova la via del gol. Dalla sinistra sale sempre Belloni, cerca di sprintare, va dentro sul colpo di testa. Ancora Panico prova a girare verso la porta, non riesce a trovare la precisione giusta per battere il portiere della SPAL. Continua a insistere la Carrarese di dal canto, cross di Yanes, questa volta il colpo di testa è di Palmieri e non è preciso, non può impensierire Alfonso. Siamo nel recupero, la Carrarese cerca il colpo della vittoria, il lancio di Bleve tutto solo da questa parte. Cicconi che sterza sul destro, va sul mancino, puntata dentro per Panico, il pallone in qualche modo arriva in porta. Panico che segna il gol dell'1-0 al 96esimo, firma la terza vittoria di fila della sua squadra. Questo l'assist di Cicconi, il colpo di testa di Panico che ha seminato il panico per tutta la gara nell'area di rigore avversaria, e questa volta riesce a trovare il colpo del KO. 1-0 per la Carrarese che agguanta il terzo posto.